incontrando anche tutte queste realtà, vi accorgete quante cose possiamo fare. Ecco allora la prospettiva cosiddetta dei nuovi stili di vita. Quando parliamo di nuovi stili di vita, significa alla fine lavorare la nostra vita quotidiana. Cioè il cambiamento non è distante da noi, è vicino a noi, cioè parte della nostra vita quotidiana. Da quando ci alziamo fino a sera noi abbiamo tante opportunità per cambiare. A volte quando io mi trovo anche con giovani, giovanissimi, faccio fare questo piccolo laboratorio, per esempio. Dico adesso dividetevi in piccoli gruppi, in 5-10 minuti massimo, contate quante volte abbiamo a che fare con l'acqua da quando ci alziamo a mattina fino alla sera. Sapete quante volte contano? Da 15 a 40 volte noi abbiamo a che fare con l'acqua, ogni giorno. Allora dico, vedete, noi possiamo cambiare il nostro rapporto con l'acqua da 15 a 40 volte, cioè usare l'acqua in maniera sostenibile, non sprecarla, non inquinarla, via dicendo. E questo è solo un aspetto della vita quotidiana. Provate a pensare a tutti gli altri aspetti, cioè tutte quelle scelte che noi facciamo dalla mattina, da quando ci alziamo, fino alla sera. Questo significa allora l'impegno che dobbiamo avere oggi, di cambiare queste scelte, perché sono scelte che molte volte sono problematiche per noi. Pensate oggi a un grande problema che abbiamo, soprattutto nei paesi nostri qui occidentali, perché io ho vissuto in Amazzonia e Brasile molti anni, ma nel sud del mondo non hanno la povertà relazionale che abbiamo oggi noi. Noi viviamo una povertà relazionale che è impressionante. Siamo sempre più soli. Basta pensare agli anziani oggi, in città, nei condomini, ma non solo i bambini, il disagio giovanile. Io chiedo, quando vado nelle scuole, chiedo sempre ai giovanissimi, ovviamente, subito mi dicono che il loro disagio più grande è che sono soli e che i genitori non hanno mai tempo per noi. Non hanno tempo. E questo è il disagio. Allora qui che sta, no? Da quando ci alziamo noi iniziamo a rapportarci. Iniziamo a incontrare la gente, via dicendo. Ecco allora che scopriamo che nuovi stili di vita, il cambiamento, diventa possibile addirittura a chilometro zero. Non dobbiamo pensare come molti pensano: oddio, adesso dove andiamo per cambiare? Cosa dobbiamo fare di straordinario? Non dobbiamo diventare né eroi né santi. Dobbiamo iniziare a partire dalla nostra vita quotidiana, da quando ci alziamo, tutte quelle scelte che facciamo, iniziare proprio a cambiare. Ecco, un cambiamento a chilometro zero. E vedrete quante cose noi abbiamo, quante opportunità ogni giorno. Allora noi utilizziamo quella mano lì che vedete, la mano che è fatta di 5 dita. Allora le 4 dita corrispondono, ci siamo chiesti, se noi dobbiamo lavorare la vita quotidiana, dalla mattina alla sera, quali sono quelle 4 dimensioni quotidiane che noi troviamo ogni giorno, dalla mattina alla sera, e le abbiamo individuate proprio attraverso queste chiamate nuovi, 4 nuovi rapporti. Allora, questo dito che trovate lì, no, l'indice, è il nuovo rapporto con le cose, cioè tutto il mondo dell'economia, che oggi ci invade moltissimo, e che bisogna cambiare questo rapporto, perché guardate che abbiamo un rapporto difficile. Noi pensiamo di essere liberi, guardate che molte volte noi siamo schiavi delle cose. C'è una nuova forma di schiavitù oggi. Provate a fare un esercizio anche qui quotidiano, provate a vedere del vostro tempo quotidiano quante ore dovete dedicare alle cose. Vi accorgete che dedichiamo molto più tempo alle cose che alle persone. In quel libretto lì, no, che vi ho portato, sono produzione mia, no, sulle relazioni umane, ho raccolto un'indagine fatta dalla Fondazione Caracciolo sull'automobile. Hanno fatto una ricerca molto interessante per vedere, no, quanto ci costa l'automobile all'anno. Sono arrivato che noi spendiamo più di 4.000 euro annuali per avere un'automobile, che significa 3 mesi lavorativi, vanno via per la tua automobile,
poi hanno calcolato tutto il tempo che ci va per starci dietro questa automatica. Conclusione, quasi 5 mesi lavorativi, parlo, vanno via dalla tua automatica. Quanto tempo? Allora veramente rischiamo che noi siamo noi a servizio delle cose, non le cose a nostro servizio. E questo è il nuovo rapporto, cioè che le cose diventano a nostro servizio, a servizio della dignità umana, se no caschiamo in nuove forme di schiavitù. E allora qui ci sono tante, veramente oggi, esperienze che ci aiutano, no? Avere un nuovo rapporto con le cose, che le trovate poi su qui, e che attraverso adesso il laboratorio che facciamo cerchiamo di identificare quali sono queste esperienze, questi gruppi, movimenti che ci aiutano a vivere un nuovo rapporto con le cose. Poi ecco l'altro dito che abbiamo qui, no? Il secondo. Nuovo rapporto con le persone. Vi dicevo, abbiamo una povertà relazionale sempre più forte. Dobbiamo recuperare la ricchezza delle relazioni umane. Perché guardate che questo è l'essenziale per la vita. Le relazioni sono l'ossigeno della vita. Senza relazioni moriamo noi, perché siamo esseri relazionali, siamo fatti di relazioni. Le cose non sono essenziali, sono solo utili, hanno un valore di utilità per vivere meglio, una vita dignitosa. Ma l'essenziale sta nelle relazioni. Senza relazioni proprio non viviamo. Vorrei accogliere qui, c'è un bel gruppo della giovani che hanno fatto il campo giovanile missionario qui delle Marche, dove abbiamo fatto una settimana proprio lavorando insieme su questo, no? Sono loro, sono anche quelli del fondo, ecco, sono vari giovani di varie parti qui delle Marche, e è stata un'esperienza molto bella, erano centinaia di giovani, giovanissimi, hanno fatto un cammino veramente bello proprio. Allora l'altro dito che dicevamo che sta lì, no? È quello nuovo rapporto con la natura. Oggi abbiamo un rapporto difficile con la natura. Lo sappiamo, l'inquinamento lo stiamo veramente distruggendo, l'abbiamo violentata, l'abbiamo trattata male, e oggi abbiamo i cambiamenti climatici. Abbiamo veramente dei segnali molto preoccupanti, che non possiamo più continuare così, con questo modo, con questi stili, tenori di vita. Allora qui bisogna cambiare. E qui guardate, ogni giorno noi abbiamo, vi ho parlato dell'acqua, possiamo cambiare il nostro rapporto con la natura, con l'ambiente. E allora anche attraverso adesso il laboratorio che facciamo, vogliamo scoprire quali sono, diciamo, no, quei gruppi, quelle attività, quelle azioni che ci aiutano ad avere un rapporto nuovo con la natura. Perché guardate che la terra, la natura in questi anni, purtroppo, no, questo sistema iperconsumista dove tutti siamo dentro, ci ha portati a vedere la natura solamente come un oggetto da speculare, un accumulo di oggetti, e siamo arrivati fino a spremerla sempre di più per ricavare sempre di più profitto, la logica del profitto. E adesso vedete a che livelli siamo: la terra, la natura, l'ambiente e madre terra. È tutta un'altra logica. Allora dobbiamo guardarla come madre. Guardate che c'è stato veramente nel 2009 l'ONU ha fatto una decisione importante, ha dichiarato quella giornata mondiale della terra, che è il 22, no, di aprile. Oggi è diventata, dal 2009 è diventata la giornata mondiale della madre terra. Oggi non si chiama più giornata mondiale della terra, ma della madre terra. Questo passaggio è molto importante, perché se noi vediamo la terra madre, non la possiamo più venderla, mercificarla. Tu tua mamma la vendi, la mercifichi, no? C'hai un rispetto profondo. Tutto quello che i miei amici indios, quando ero in Amazzonia, me lo dicevano: ma la terra è madre, ma come fate a trattare la terra così? È madre. E qui guardate, dobbiamo fare veramente tutto un lavoro di cambiamento che parte da qui, perché alla fine tutti questi cambiamenti, ecco, che si esprimono, no, in scelte nuove, nuovi stili di vita, partono da qui,
Guardate, io mi convinco sempre di più che la madre delle rivoluzioni è culturale. Da qui partono tutte le rivoluzioni. E quindi ci vuole veramente, no, una grande esperienza. Ecco che entra la spiritualità, no? Quando tu praticamente fai esperienza che la terra è madre, che la terra ti ama, è chiaro che altrettanto tu la ami. Guardate cosa ha fatto il mio occhio, questi occhiali, cosa sono fatti secondo voi? Di legno. Il mio ottico di Vicenza, che ama, che lui veramente uno che si sente amato dalla terra, a un certo momento, da questo amore che lui sentiva, si è accorto che lui non amava altrettanto la terra. Perché diceva, io vendevo occhiali, solamente occhiali che fanno rifiuti. Allora devo impegnarmi anch'io a cambiare. È andato in cerca di artigiani del legno, ha studiato come fare occhiali di legno e guardate che ha fatto. Guardate che bello. Montatura di legno, colle naturale. Che quando non ti serve questa montatura, hai il caminetto a casa, la butti nel caminetto, ti fai calore e non fai rifiuti, pensa. Questo è veramente, no? Le possibilità che abbiamo. E l'ultimo rapporto, il nuovo rapporto con la mondialità. Oggi abbiamo il mondo in casa. Guardate, alla fine guardate che bellezza. Per incontrare i popoli, culture, non spendiamo neanche più soldi. Cioè, non possiamo, come andavamo prima, no? Prendevamo il treno, facevamo viaggi turistici, andavamo dall'altra parte del mondo. Io ricordo quando sono venuti in Brasile, no? E incontravano la gente, cultura differente, partecipavano a momenti celebrativi e dicevo che bello, via dicendo. Oggi ce l'abbiamo in casa. Ma è facile vivere insieme. È già difficile tra di noi, no? Le nostre famiglie. Noi siamo magari tra mamma, papà, genitori, figli, è già difficile. Immagina tra persone che hanno un volto differente, una cultura differente, una religione differente. Ma guardate che questo è il futuro del mondo. Allora qui dobbiamo veramente, no, iniziare a cambiare. Cioè, finché noi vediamo, ecco qui che è una questione proprio culturale per noi cristiani, molto cristiana, finché noi vediamo l'altro come una minaccia, come un minaccioso, allora è chiaro che lo allontaniamo, lo respingiamo o ci allontaniamo noi. Ma nel momento in cui che vediamo l'altro come una grande opportunità, una grande risorsa, e per noi cristiani addirittura è una grande opportunità per incontrare Dio nel volto del povero, dell'immigrato, Matteo 25, no? Avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, ero in carcere, ero straniero, mi avete accolto. Allora entra un'altra logica, allora ti avvicini. Quello che ha fatto San Francesco di Assisi, di fronte lebbroso. La difficoltà, pensate, quello significava avvicinarsi lebbrosa, rischiare di prendersi la lepra. Eppure questa forza, che viene proprio dall'amore, l'ha portata ad abbracciarlo. Eccolo il nuovo rapporto con la mondialità. Questi sono i quattro rapporti, vi dicevo, che ci aiutano a vivere il nostro quotidiano, dalla mattina alla sera. Ed è, poi c'è questo pollice qui, che questo pollice praticamente deve fare questo lavoro, no? Vi ricordate? Che lavoro deve fare? Deve mettere in moto tutti questi quattro nuovi rapporti, perché questi non devono rimanere così belli, statici, da ammirare, no? Ma dobbiamo essere noi, ecco che il pollice, cioè ciascuno di noi può fare così e può mettere in moto. E allora quella mano come diventa? A colori, diventa una mano nuova, colorata, cioè nuovi stili di vita. Allora noi siamo questo pollice e dobbiamo fare così. E guardate che dalla mattina alla sera noi possiamo fare così. E allora la nostra vita diventa a colori, diventa una vita bella. Ma adesso vogliamo anche fare un'esperienza proprio, no? Vogliamo allora dividerci in quattro gruppi, e qui abbiamo quattro animatori che mi danno una mano. E siccome siamo in tempo di vendemmia, e quando c'è la vendemmia, cosa si fa?
si raccoglie, no? Perché qualcuno ha già seminato. Noi raccogliamo. Allora vi invito a fare i raccoglitori. Allora questi quattro gruppi si dividono secondo i quattro nuovi rapporti. Un gruppo per esempio fa un nuovo rapporto con le cose, l'altro con le persone, l'altro con la natura, l'altro con la mondialità. E voi cercate, perché questa è un'altra prospettiva dei nuovi stili di vita, cercate di vedere il bene che c'è nel vostro territorio. Cioè, quali sono per esempio quei gruppi, quelle persone, quelle realtà, quelle associazioni che stanno per esempio cambiando un nuovo rapporto con le cose, per esempio, un nuovo rapporto con le persone, con la natura, con la mondialità. Cercate di raccogliere il bene che c'è nel vostro territorio, dove lavorate, dove vivete, la vostra città, il vostro quartiere, la vostra regione. Questo è importante perché ci educhiamo allora a vedere il bene. Guardate che non è facile fare questo, perché guardate che i mass media lavorano molto sul male, anzi quello che fa notizia oggi è il male, la cronaca nera soprattutto, no? È quello che fa notizia. E allora un po' tutti noi, quando guardiamo la realtà, vediamo subito il male, il problema. E non siamo educati a vedere il bene. E guardate che il bene c'è, esiste. E poi in questi giorni, visitando la fiera, vi accorgerete quanta gente ci sta lavorando. E allora in questo momento cercate di raccogliere il bene che c'è nel vostro territorio. E ci sarà l'animatore che vi aiuterà a fare proprio i raccoglitori. E quindi noi abbiamo qui, non so se si riesce, come sono gli organizzatori, avere i quattro cesti, così un simbolo, no, di raccolta, e mettere dentro questi cesti tutto il bene che raccogliamo. Poi la seconda parte faremo un altro momento interattivo. Allora il gruppo decide di andare a visitare una di queste realtà che sta facendo questo bene. Allora partite insieme, decidete quale gruppo, no, andate a visitare, andate giù e incontrate il gruppo e cercate di stabilire anche un bel dialogo, di capire come si sono organizzati, cosa hanno fatto, cosa stanno facendo, quali sono, diciamo, no, i loro passi che hanno fatto, le loro difficoltà, ma anche le loro conquiste, in modo da conoscere meglio, ecco, queste realtà, questi agenti, possiamo dire, del bene, dei nuovi stili di vita. E così potete capire meglio e anche dire: ma guarda che bella, guarda quanta gente ci sta lavorando, e allora anch'io posso fare così. Nuovi stili di vita. Allora adesso ci dividiamo in quattro gruppi. Io ho qui, no, due, la Michela e la Tatiana, poi c'è la Benedetta e Davide che mi danno una mano. Loro sono già presi, no, il gruppo, la Benedetta prende un nuovo rapporto con le cose, che è il dito qui, indice, quindi mettiti di là che adesso vediamo, no, sì, un po' vicino a quell'altra. Tu fai il nuovo rapporto con la natura, no, da questa parte, tu fai il nuovo rapporto con la mondialità e tu con le persone. Allora adesso la scelta viene fatta per interesse, però vediamo quante persone scelgono il nuovo rapporto con le cose, oppure natura, persone e mondialità. Se troppe persone scelgono uno, cercheremo anche di suddividere i gruppi, no? Eccetera. Però lascio a voi, scegliete quale gruppo volete far parte. Un nuovo rapporto con le cose, la Benedetta, un nuovo rapporto con la natura. Vi avvicinate a loro, se volete. Un nuovo rapporto con le persone e un nuovo rapporto con la mondialità. Scegliete, vi avvicinate. Dove volete? Allora, Benedetta cose, natura Davide, persone qua. Persone. Natura, la Benedetta della natura, eccetera, eh? Influenzando le scelte.
voi là partecipate con noi. Io non sono arrivata adesso, non so il discorso. Abbiamo quattro gruppi, nuovo rapporto con le cose, con la natura, persone e mondialità. Adesso ti inserisci così ti aiutano loro a cosa fare. E con me? Quale scegli? Quali scegli? No. Ah, sei. Persone. Allora, persone. Io voglio fare con le persone. Persone qui. Tu ce l'hai lì? Le persone, c'è qualcuno che vuole aiutare a mondialità? Qui la natura, tu che ce l'hai quattro? Io ce l'ho. Sì. La natura sono anche voi, siete quattro. Entri? No. Parliamo anche noi. Va bene, dai, allora intanto partiamo. Allora la natura si mette qui fuori, in mezzo alla natura. Le cose ti metti nell'ultimo di là, quello dietro. Esatto. Poi le mondialità, persone, ti metti dentro lì, e mondialità da questa parte. Thank you.